Quei ragazzi, i ragazzi del 2000, venuti qui a una mattina. Con questo rap vi diamo il benvenuto. Benvenuti ragazzi, una mattina. Paola, tu sei mitico. Tu sei mitico, tu sei mitico, ma de che? Che cosa può essere? Una nuova formula magica, un nuovo detersivo? Forse però se lo diciamo al completo, ma de che AO? Qualcuno riconosce il modo di dire di Lorenzo, il simpaticissimo personaggio interpretato da Corrado Guzzanti, che dovrebbe appunto interpretare alcuni giovani di oggi. Allora, parliamo dei giovani di oggi, del loro linguaggio parlato, del loro linguaggio nel modo di vestire. Lo facciamo con Roberto Cipriani, docente di sociologia alla Sapienza di Roma, l'Università di Roma, che ha studiato proprio il linguaggio, il modo di dire dei giovani. Ci può fare degli esempi, professore? Ma ci sono molti esempi, termini che conoscono solo i giovani. Sì. L'adulto deve fare un'indagine per sapere che cosa significhi qualcosa. Ad esempio? Ad esempio, ecco, io non sapevo se venire qui scaciato o elegante. Sì, per questo lo capisco. È la decisione da prendere nel momento in cui si va ad una festa, poniamo. Oppure... qualche volta dicono io sto a tocchi, nel senso che sono davvero molto stanco, non ce la faccio più. Mm-hmm. Oppure c'è un problema di strippa, no? Cioè di paura. Sì. O ancora ho avuto una sfiga tremenda, cioè una sfortuna tremenda. Sì. Oppure durante un'interrogazione non so rispondere alla domanda, allora comincio a imbastire, cioè comincio un po' a girare alla larga e a cercare di dare comunque una risposta. Ecco, allora sa cosa le dico, professore? Io sono un po' sbroccata, sto a tocchi, avrei bisogno di strippare, perciò adesso abbiamo bisogno di aiuto e chiamiamo Roberto D'Agostino, un altro grande interprete. Buongiorno del mondo a tutti. Giovanile, da sempre ci spiega che cosa vogliono dire i giovani. Buongiorno Roberto. Allora, buongiorno. Allora, si parlava del linguaggio dei giovani. Ecco, io direi che la prima regola del linguaggio giovanile è che non c'è nessuna regola. Sì. In quanto il linguaggio giovanile non è fisso, anzi appena uno dice, a parte che quella parola lì, scacciato, appartiene a mio nonno, credo, anche mio nonno diceva scacciato, poi il linguaggio giovanile, quando uno tenta di fissarlo, in quel momento sfugge. Come abbiamo fatto questi noi qua, con già questi termini. Detti, appena detti vengono già sostituiti da altre parole. Sì. Quindi proprio il linguaggio giovanile ha 40 vocaboli poi, non ha mai di più. Infatti, tanto è scarce. Io dall'alto della mia età ho capito perché i giovani stanno male, perché parlano male. Questa è la prima regola, cioè la loro aggressività, scusate la mia voce, la loro aggressività nasce proprio dalla loro mancanza di proprietà di linguaggio. Cioè tra il collegamento tra il cervello e la lingua non c'è. È legato a questi 40 vocaboli. E questo provoca aggressività. Provoca violenza. Cioè io ti strozzo se non riesco a trovare una parola, no? Anche nei rapporti noi sentimentali siamo violenti a un certo punto perché non abbiamo la capacità di esprimersi, non abbiamo ma anche adulti, no? Quindi pensate i cosiddetti giovani che si trovano a dover comunicare. Allora il linguaggio della comunicazione giovanile nasce attraverso il corpo e attraverso l'abbigliamento. Perciò diventano importantissimi questi due aspetti. Sì, e al di sopra il corpo e l'abbigliamento c'è la musica. E la musica, ecco, e quella è comprensibile a tutti, è un linguaggio soprattutto... Ma non è che è un linguaggio, la musica gli forma l'aspetto di... è una palascente, no? Sì. È quel liquido amniotico che contiene il giovane. Quindi però alla fine devono sempre comunicare attraverso l'abbigliamento, attraverso i muscoli ad esempio. La cultura del corpo con gli anni 80, da John Travolta in poi, sappiamo benissimo che il muscolo è come la tua prestanza tonica, fisica, che è quella che comunica agli altri qualcosa. Sì, sì. Poi l'abbigliamento, il taglio dei capelli, le scarpe, quello cosiddetto look, no? Che sembrava un gioco... Questo è un cucù che ci spiega... Non è Puccio? Non è Puccio. Questa è la voce che di Puccio. Ci ha mandato Marco Bazzi, il nostro regista, per dirci che continueremo questo discorso dopo. E poi non sperate di cavarvela così, perché poi avremo anche le risposte dei giovani di cui adesso stiamo parlando. Vabbè. Dopo il telegiornale delle 8, grazie. Ma di che, oh! Boo.
Ma di che? Allora, stiamo parlando del linguaggio dei giovani con Roberto Cipriani, professore di sociologia, e con Roberto D'Agostino. Roberto accusava i giovani di avere un linguaggio povero. Non è un fatto di linguaggio. Io penso, allora, precisa la tua i genitori, tesi. I nostri genitori avevano il dialetto, non avevano la lingua italiana. I figli, i ragazzi di oggi, non hanno un linguaggio, hanno i linguaggi, che poi, visti da vicino, sono gerghi. Quindi una battutaccia, chi gerga trova. Trova che cosa? Trova appunto che ci sono 50 vocaboli, 40 vocaboli, e al di là di questo non vanno. E questo scatenerebbe un po' di l'aggressività dei giovani. Ma no, noi siamo tutti aggressivi, no? Però la nostra aggressività con la civiltà si traduce in una conversazione, cioè noi parliamo, in qualche modo riusciamo a modificare il nostro istinto, che è quello della violenza, no? Attraverso la conversazione. Ora, la conversazione con l'apparire, diciamo, della televisione, no? Quando questi disgraziati stanno 5 ore davanti a un televisore, la nostra comunicazione è interrotta. Quindi quando spengono il televisore, per comunicare usano le mani, i piedi, il corpo. La musica, col suo rumore, riesce a eliminare il problema di comunicare, no? Sì. Di parlare. Si toccano. Cioè, questo toccarsi, ad esempio, è l'unico modo per dire ti voglio bene, ti amo, di andare via. Quando diventano grandi, l'incapacità di comunicare diventa ancora un disastro. Allora, prima di far entrare questi giovani, di parlare direttamente con loro, lei ha qualcosa da aggiungere? Ma io direi che non sono del tutto d'accordo con il mio omonimo, nel senso che i giovani sì, hanno questi 40-50 termini in comune, ma conoscono anche abbastanza bene la lingua italiana, grazie anche alla televisione probabilmente. E sono in grado di scrivere di politica, sono in grado di commentare gli avvenimenti del giorno con un linguaggio corretto, e devo anche dire che c'è un'ulteriore invenzione del linguaggio all'interno dei piccoli gruppi. Addirittura si può dire che quasi giorno per giorno inventino un nuovo vocabolo, e questo indubbiamente significa anche una capacità di linguaggio. Ma sono un vocabolo al giorno, stanno freschi questi per riuscire a esprimersi. Basti pensare che in Italia il 5% compra un quotidiano, cioè questi non sanno lei, poiché poi tra il linguaggio e la scrittura, lì è un altro abisso. Per questi, quando scrivono, scrivono delle cose che fanno inorridire, non sappiamo scrivere più. Vabbè, allora adesso, dopo tutte queste accuse, è bene che facciamo entrare questi i protagonisti di questa nostra conversazione, cioè un gruppo di giovani. Prego! Eccoli qua, andiamo ad accoglierli. Quanto hanno detto questi signori di voi? Ben poco. Ben poco. Allora, venite qui, venite davanti a loro. Se avete coraggio. Ecco, se avete coraggio. Allora, vi hanno accusato di avere, soprattutto D'Agostino, di avere scarsi vocaboli, di non sapervi esprimere nel modo. Premessa, che qual è ovviamente. Sì. E il problema è questo, che tutti i giovani, tutte le generazioni giovanili hanno avuto questo problema di comunicazione. Ecco, non adesso è accentuato perché con i mezzi televisivi e tutto quanto la comunicazione è interrotta, no? Sì. Uno guarda e basta. Esiste solo quello che si vede, una volta invece esisteva anche quello che uno riusciva a comunicare con le parole. Oggi vivono male, viviamo male perché parliamo male, e la televisione sta qui a dimostrarlo. Cosa ne dite? Camera. Cosa rispondete ad D'Agostino? È vero al 50%. Al 50%, lei al microfono, prego. È vero al 50% in quanto sì, è un modo di vivere che ci impedisce, in quanto abbiamo la pappa pronta, no? Come ha detto lui, abbiamo la TV che ci dice tutto, è tutto meccanizzato, tecnologico, e per cui uno non cerca più ispirazione da dentro, cioè non improvvisa, eccetera, perché pare che sia tutto fatto. Sì. Però non è neanche questo vero, perché abbiamo questi mezzi, allora uno da questi può creare anche altre cose. Questo si riflette sulla musica, sul modo di vestire. Ecco, la musica anche D'Agostino gli dava molto importanza. La è certo che è importante, perché è una forma d'arte, comunque l'arte è una cosa che uno usa per esprimersi, no? È più un linguaggio. È un linguaggio. Però non è una cosa negativa questo, secondo me, il fatto che la musica sia un linguaggio, perché è la forma più immediata di espressione con la quale si può comunicare
tra di noi, tra noi giovani, sì, ma anche tra i, non, i meno giovani, certo, perché voglio dire, vedo che in discoteche, soprattutto dove lavoro io, sono una disc jockey, sì, vedo comunque fasce d'età molto mescolate, mm-hmm, non è detto che, poi voglio dire, ci sono dei modi di vestire, no? E il modo dell'abbigliamento, il modo di vestire, dell'abbigliamento, ha un significato? Ha un significato in quanto, come la musica, uno esprime quello che ha dentro, mm-hmm, è un linguaggio, quindi mi vesto in una certa maniera, faccio musica e fruisco di questa musica in una certa maniera e parlo anche in un determinato modo. Io è normale, domandare, quanti penso libri leggete? Ecco, esempio, quanti giornali comprate al giorno? Quanti ragazzi, libri? Rispondete. E poi quello è il problema, che nessuno legge poi. Perché ma chi l'ha detto? Leggiamo poco. Anch'io. Non è vero, dicono. Ah, rispondete. A leggere già, i libri li leggiamo, almeno io li leggo abbastanza. Giornali qualcuno ogni tanto, sì. Giornali un po' di meno. E invece dovrebbe essere la preghiera del mattino, diceva quello. È il giornale, il quotidiano, riuscire a sapere quello che succede intorno a te. Ma forse non è neanche giusto leggere tutto questo, quello che ci viene proposto, questo, no? Beh, certo, ci può anche essere una scelta, una selezione. Questo modo di vestire... Perché vi vestite così? Per distinguervi dagli altri oppure per sentirvi parte di un gruppo? Beh, sicuramente per sentirci tutti vicini, tra di noi c'è sempre un gruppo, riconoscervi facilmente. Poi comunque è bello andare vestiti così, a noi piace. Magari anche quando passeggiamo per la strada, che tutti magari ci guardano un po' male, sì, però magari ci sentiamo grandi, così è bello. Professor Cipriani, secondo lei influisce il mondo della televisione, della stampa, il cinema? Quanta influenza ha sulle mode? Ma indubbiamente possono creare delle correnti, delle mode che magari da noi arrivano un po' in ritardo. Ecco, per esempio... per esempio ci sono delle correnti musicali che indubbiamente non sono nate da noi. Mm-hmm. Da noi ci possono essere delle elaborazioni. Adesso c'è una tendenza a missare molto, no? A mettere insieme diverse correnti. E allora, per esempio, la musica adesso più seguita è quella definita crossover, no? Dal nome del filtro che è nelle casse, no? Che filtra i vari suoni. Allora, questo crossover mette insieme il rap, mette insieme il reggae, mette insieme il ragamuffin. Ci sono diverse soluzioni per cui ecco, c'è una sorta di miscuglio di diverse musiche. È contestato, È contestato, vabbè, probabilmente... Sto crossover, che ovviamente è giusto perché loro, la generazione a cui appartiene il Signore la vede così, noi non la vediamo. Voi la vedete così. Non c'è crossover, non esiste il crossover. Ma non credo proprio. È esistito per poco tempo. È già superato. Perché questo dimostra che nei giovani le mode... Ma già domani mattina tutto è cambiato. Muore ogni sera e rinasce la mattina. Bene, grazie a tutti. Buona giornata. Buona giornata. Che c'è, Gavetta? Un giovane questo. Buongiorno, sì, D'Agostino. Io un giovane qui, anche lui. A proposito delle parole, cioè il vocabolario del dialetto. Dipende il sociologo si è messo. Sociologo, se lei mi sta davanti, io. Sono così, sociologo. È come se non ci fosse, capito? Questo che... Allora, dicevo, questo è il vocabolario del dialetto del territorio orvietano, che anche Figulla è in questo territorio, caro D'Agostino. E se io fossi stato come uno di questi, il mio babbo mi avrebbe dato un triscebusso che sarebbe una scarica delle legnate. Lei sarebbe d'accordo se fosse lei? Ma io credo perché che invece così vestito pensi di non meritarti nulla? Una definizione per lui è una sola, credo. Me la dica. Dialetto e castigo. Dialetto e castigo. Ecco, e veramente. Su questo chiudo e arrivederci. Oh, grazie. E dove vai? Tanto qui con rimani, D'Agostino, no? Ambarà. Ah, vai con D'Agostino. Sì. Va bene, passiamo alla linea Puccio. Una scelta di classe.